Amici miei, buonasera. Volevo farvi vedere un po' come ragiono io nella scelta dei porti. Io fino a questo momento, cioè a fine giugno, dovrei prendere metà giugno la barca e portarla a Monastir, che è più o meno qui. È un po' sotto Susa, qua siamo, esatto, Monastir che è qui. Alla fine del golfo di Hammamet, subito dopo Susa. Io volevo dare un'occhiata tra Biserta e Tabarca. Tabarca è un posto molto bello, come potete vedere, molte rocce, molti ridossi, poi questo è il porto che è abbastanza riparato, anche se vedete qui è pure un po' insabbiato. Poi ho parlato un po' con una coppia di tedeschi giramondo che si sono fermati qui a Jasmine stamattina e nel pomeriggio ripartivano per Monastir, poi scendevano più giù, che loro erano stati a Tabarca prima di arrivare qui qualche giorno fa, ma c'erano rimasti l'anno scorso per diversi giorni e me l'hanno sconsigliato dicendo il porto è un amore. La città anche, le persone gentilissime, ma qui il vento, quando va bene, diciamo, spira per almeno 300 giorni l'anno a più di 20 nodi. Qua se allarghiamo un po' con la cartina, questa è quella di oggi, tutte le volte che si infila il vento dal Golfo del Leone, il maestrale, gira attorno alla Sardegna e poi se c'è una bassa pressione, il che capita spesso, si incanala e qua, siccome è qua tra Biserta e Tabarca, lo prende in pieno, mentre nel golfo di Hammamet in genere siamo riparati. Ora diciamo che dovrebbe, non sempre, perché quando viene il vento da questo lato dovrebbe venire qua domani, comincia a entrare. Per cui entra anche qui nel Golfo di Hammamet, ma niente a che vedere con, diciamo, quantomeno con la percentuale di giorni. Per cui io andrò comunque a Tabarca e andrò a vedere, parlerò un po' con i pescatori, con coloro che hanno le barche lì. Però diciamo questo è un handicap non da poco, non che 20 nodi siano tali da non navigare, navigare anzi con 20 nodi si va bene. Però se uno si vuole fare un'uscitina, due bordi per una giornata, con queste barche che abbiamo noi, che hanno di fatto la prua fuori dall'acqua, al momento degli ormeggi basta niente per fare scadere la prua. Da qua si può vedere direttamente. Un altro punto dove in genere bisogna evitare di andare è Sfax. Perché Sfax, quando entra il vento dalla terra, si incanala qua in questa gola tra Sfax e Gerba e qua prende anche quello in pieno. Quindi diciamo, vabbè, Sfax è da sconsigliare comunque perché è una città industriale, c'è poco da vedere. Per cui ancora oggi rimane il porto più probabile da regalare ad Horus, ad oggi rimane ancora Monastir.